trasporti, infrastrutture, ambiente, frontalieri, telelavoro, tutte questioni di vicinanza e di integrazione tra Italia e Svizzera che oggi abbiamo messo al centro dei colloqui del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Svizzera con il governo elvetico, con il Parlamento elvetico. Abbiamo incontrato il consigliere federale Cassis, l'omologo del nostro ministro degli esteri, il presidente del Parlamento, siamo stati ricevuti nell'aula del Consiglio nazionale. Tutte questioni che hanno visto un forte rafforzamento dell'amicizia fra Italia e Svizzera, iniziando a partire da un elemento molto concreto, la spinta che arriva dai parlamenti, ai governi federale svizzero e nazionale italiano affinché si risolva la questione del telelavoro, dello smart working dei nostri lavoratori frontalieri. Una 2 giorni di lavoro molto importante, molto interessante per rafforzare una relazione speciale e significativa.